Una sconfitta arrivata al termine di una gara a lungo condotta in testa che ha testimoniato, una volta in più, dopo i successi con Bologna e Venezia ed il KO solo sul finale a Ragusa, le qualità di un gruppo, quello dei Fiori d'Acciaio, in grado di dare fastidio a tutti nell'attuale Serie A1. Nello specifico, contro l'imbattuta capolista Schio, le rossoblù cedono 77-70. Passivo ingeneroso per quello che è l'andamento della contesa. Il primo quarto è all'insegna di attacchi che producono con continuità la tripla di Laxa che porta avanti le ospiti sul 21-20. Il secondo periodo invece è il quarto capolavoro di Magnolia. Le rossoblù mettono la testa avanti e con la tripla di Trimboli arrivano anche al più 8 del 42-34, dando più di un problema alle Orange. La marea campobassana pare proseguire con forza nel terzo quarto, quando con un gioco da tre punti Gray consente alle campobassane di arrivare al massimo vantaggio di serata, il più 11 del 47-36. Schio però riesce a riorganizzarsi ed intorno ad una grudà monumentale si riporta sotto e sorpassa sul finale 55-56. Nel quarto periodo però Campobasso nuovamente riesce a tenere la testa avanti, prendendo anche due possessi di vantaggio ed arrivando a 95 secondi dalla sirena al 70-69 siglato da Parks. Qui però Grudà e Sottana girano l'inerzia della contesa con un break di 8-0 per le ospiti che regala loro il referto rosa e porta ora le Magnolie a proiettarsi sulle quattro sfide che le attenderanno per chiudere l'anno solare 2021. Domenica a Moncalieri, poi il 19 Faenza in casa, quindi il 23 a Sesto San Giovanni ed il 30 contro San Martino di Lupari.